introduco il tutto, invece che di parlare di robotica collaborativa, con una piccola, prima di parlare di robotica collaborativa, con una piccola breve presentazione del CRIT, che dopo, visto il numero, visto che è un webinar rivolto all'esterno, anche alle persone non necessariamente dei nostri network, non necessariamente che ci conoscono, e che così possono capire un pochino meglio perché noi del CRIT stiamo parlando di questo argomento e chi siamo. Allora, questa è un pochino riassunto della nostra mission aziendale, perché siamo nati. Noi siamo nati per aiutare le aziende a migliorare i processi di innovazione. Come? Imparandoci, imparando cose nuove e confrontandosi. Okay. L'imparare cose nuove viene in prima battuta all'inizio e originariamente soprattutto dal confronto tra le aziende, ma anche dall'altro cardine che noi abbiamo nell'azienda, che è lo scouting, cioè approfondimenti di natura scientifica e tecnologica che noi facciamo con le varie figure professionali che abbiamo nella nostra azienda. Quindi il CRIT nasce nel 2000, okay, per iniziativa di 14 aziende che creano questa realtà, ne diventano socie, sono proprietarie, una realtà all'inizio formata di solo 4 persone, ma l'idea, mi piace presentarlo così, l'idea era quella di creare un hub condiviso, una specie di dipartimento esterno, ma condiviso tra queste aziende per confrontarsi su temi di innovazione e su temi di tecnologia. L'idea è piaciuta, ha cominciato a crescere. Nel 2006, oltre alla rete delle aziende socie, nasce anche la rete dell'NFA, la rete dei fornitori accreditati, ovvero tutte quelle aziende che forniscono i loro servizi, i loro prodotti alle aziende socie e da queste hanno ricevuto, diciamo, un endorsement, per dire, lavorano bene e dire alle altre aziende. Se avete bisogno degli stessi servizi, se avete un'esigenza analoga alla nostra, date un occhio all'NFA. Okay? Nasce con 22 aziende. Poi nel 2011 il CRIT si affilia alla rete Alta Tecnologia Emilia-Romagna, che è stato uno step importante per accedere a delle agevolazioni e ad attività che come ente afferente alla rete Alta Tecnologia Emilia-Romagna possiamo fare di ricerca. Dopodiché nel 2013-2015 inizia il nostro percorso verso i progetti europei e questo riguarda specificatamente anche la discussione, la tematica che andremo a affrontare oggi, perché è robotica collaborativa con un caso studio di un progetto che stiamo seguendo in un progetto europeo. Quindi entriamo in EFRA, entriamo in SPI e questi sono momenti fondamentali della nostra storia perché ci permettono di creare un network di relazioni fondamentale nella costituzione poi dei consorzi e anche nella proposizione nell'ambiente europeo di tematiche che possono essere di interesse per le aziende. Quindi arriviamo al 2020 e vedete che alla fine negli anni la CRIT cresce in numero Una panoramica sulle aziende social le trovate sul nostro sito, in particolar modo Datalogic e IMA per quanto riguarda questo webinar, perché il progetto Rossini coinvolge proprio queste due aziende, Datalogic come coordinatore di progetto e IMA come use case, e adesso andremo a vedere. E una panoramica anche sul network fornitori accreditati. Un po' di CRIT in numeri relativamente allo scorso anno, quest'anno vedremo, però non mi soffermo sul fatturato, vado a farvi notare che per quanto riguarda appunto la tematica dei progetti europei, abbiamo lavorato l'altro anno con più di 90 partner europei, in progetti, proposte di collaborazione, e abbiamo organizzato e creato momenti di incontro coinvolgendo più di 200 aziende, okay, nei nostri eventi di collaborazione. Questo è il team, questa slide mi piace metterla perché mi piace fare un acknowledgement a tutto il CRIT, perché alla fine anche quello che vediamo adesso in questo webinar è un lavoro di squadra. In particolar modo i progetti finanziati esistono grazie al team che si occupa di finanziamenti, guidato da Nicola, con Eleonora e Giulia che si occupano della parte di
rendicontazione, il progetto Rossini non avrebbe potuto esistere se non ci fosse stato per Ioan, che ha diciamo, coordinato la raccolta e ha scritto da zero buona parte della parte tecnica della proposta di progetto. E poi tutte le beghe, diciamo, le rogne, se le porta a casa Margherita, che è il project manager nostro interno che segue il progetto per quanto riguarda la dissemination, l'exploitation e di recente anche per il project management. Io invece mi diverto a fare la parte tecnica insieme ai colleghi Gianluca e Diego, che ci mettiamo. Servizi cripto. Le nostre competenze, avete letto nella slide precedente, questi sono i servizi che eroghiamo sulla base di quelle competenze. Okay? E lo scouting tecnologico l'avevo già citato, sono verticalizzazioni di vario tipo, poi se siete interessati possiamo raccontare anche di più, ma sono verticalizzazioni di vario tipo su tematiche tecnologiche e di innovazione, sviluppo dell'innovazione, tra cui la partecipazione ai progetti europei, scrittura di progetti, partecipazione nei progetti, ma anche attività di consulenza altra, come potrebbero essere attività di project management, e innovazione collaborativa, che sono le attività più diciamo, riservate ai soci, alla nostra rete di incontri e momenti di confronto, quali tavoli di lavoro, tecnotour e quant'altro. Diciamo che questo webinar rappresenta un po' un esperimento e per la contingenza e anche nell'ottica di quello che stavamo cercando di fare di apertura di servizi, di apertura di un po' di innovazione collaborativa anche verso l'esterno. Fondamentalmente quello che vogliamo fare, la nostra value proposition è quello di dire alle aziende: ti aiutiamo nel tuo processo che va dalla ricerca allo sviluppo al mercato a selezionare quelle che possono essere effettivamente le idee vincenti. Che cosa vuol dire? Le idee che possono portare a un nuovo prodotto, a un nuovo servizio o a un nuovo processo. I vantaggi, questa è la nostra value proposition, un'innovazione più efficace, risparmio di tempo e risorse e risparmio di costi. Ho finito un po' il pippone, tra virgolette, commerciale marchettaro e andiamo nel merito del webinar vero e proprio, che ha questo spirito, ha lo spirito di illustrare, non parlare genericamente di una tematica, la robotica collaborativa, ma di farvi vedere il risultato di una di quelle che potrebbero essere le nostre attività. Nella fattispecie, qui andiamo a vedere come abbiamo affrontato nel contesto della robotica collaborativa la scrittura e realizzazione dello stato dell'arte sulla robotica collaborativa in un progetto finanziato che abbiamo scritto, che abbiamo vinto e che con altri 13 partner europei, come adesso vi dirò, e che è su cui lavoriamo giorno dopo giorno. Okay? Quindi l'idea è quella di darvi un overview dell'approccio allo stato dell'arte, i contenuti che ci sono allo stato dell'arte e tutto questo ci permette di parlare poi di robotica collaborativa. Ecco l'outline, diciamo, del webinar. Vi racconterò un po' chi sono i nostri partner in questo progetto, perché di nuovo, come serve un team per fare i lavori tutti i giorni, un progetto senza i partner non si va da nessuna parte, i partner sono fondamentali. E vi racconterò chi sono, qual è l'obiettivo del progetto. E poi partirò a raccontarvi quali sono i use cases. Questo di solito è la parte più interessante, perché effettivamente negli use cases vai a vedere anche le grandissime aziende, le grandi aziende che fanno parte di questo consorzio e che sono use case, dove hanno la visione, dove stanno andando. Okay? E poi una panoramica del deliverable dello stato dell'arte, così come è stato realizzato. Parlando di architettura e parlando di tecnologie che riguardano la robotica collaborativa. Allora, il consorzio sono 13 partner, c'è un cuore italiano, innegabile, un po' perché appunto il proposito è iniziato da noi. Abbiamo Datalogic e IMA, l'abbiamo già detto, l'altro cuore che batte anche in questa regione è Unimore, l'Università di Modena e Reggio Emilia, e poi abbiamo sempre come use case come IMA, abbiamo Schindler e Whirlpool,
e nel mondo della ricerca SUPSI, PNO Fraunhofer, PILS, come supplier di tecnologia, IRIS in Spagna, IMA Machine Bo in Belgio per l'integrazione e CORE per la dissemination e la dissemination e la comunicazione di progetto in Grecia. Ok, qual è lo scopo del progetto Rossini? In a nutshell, in una noce, detto veramente in soldoni in questa slide. Questo che vedete scritto potrebbe essere il payoff del progetto. Non lo è, però potrebbe essere. Cioè, cercare di risolvere il conflitto che c'è tra nel mondo della robotica, quando si parla di robotica collaborativa, tra sicurezza ed efficienza. Okay? Infatti, i robot tradizionali sappiamo che sto dicendo cose, tra virgolette, note, però permettono di fissare i paletti. La robotica tradizionale è veloce ed efficiente, è insicura, bisogna mettere delle grate a protezione, bisogna stare attenti che la gente non si faccia male. E invece dall'altra parte abbiamo il mondo della robotica collaborativa, i cobot, che necessariamente per cercare di essere intrinsecamente sicuri sono più lenti e meno efficienti, e spesso dotati di sensori molto sofisticati per fare detection dell'ambiente circostante. Detto questo, appunto, nella noce che dicevo prima, l'obiettivo del progetto Rossini è fare ricerca e sviluppo di una soluzione che sia modulare e scalabile, veloce ed efficiente come un robot tradizionale e sicuro come un robot collaborativo. Questa è un pochino la visione e lo scopo del progetto. Andiamo a vedere come si andrà a declinare. Non c'è modo migliore di spiegare cosa c'è in testa del consorzio, se no, che non andare a raccontare gli use case, cioè quali sono gli use case che andiamo a studiare nel progetto e che alla fine vogliamo realizzare. E mi piace iniziare con questa slide, perché il coordinatore di progetto Datalogic, un anno e qualche mese fa, quando è iniziato il progetto, ha avuto questa bella idea, cioè si doveva fare la visita diciamo, dal piano di progetto, sarebbe dovuto andare a vedere a visitare i vari use case. Quindi le varie aziende, IMA, Whirlpool e Schindler, che presso cui si dovrà realizzare il use case finale. E l'idea è stata quella di fare: condensiamo tutto in 3 giorni, prendiamo un pulmino e facciamo tipo gita scolastica. A me è piaciuta moltissimo come cosa. Cioè, l'idea era anche per rendere tutto più efficiente, però ha creato un'armonia di gruppo importante. Un'armonia di gruppo importante. Cosa posso dire? Esatto. Ci siamo conosciuti, abbiamo iniziato a lavorare bene e è stato fondamentale perché era l'inizio di un progetto di persone che non si conoscevano. Okay? Durante ogni giorno di questo use case visit tour, diciamo, abbiamo sperimentato metodologie diverse di analisi per la raccolta dei requisiti, di analisi degli use cases, ognuno nelle 3 sedi diverse e con le proprie varie competenze, spiegava il proprio metodo e ci si esercitava a utilizzare quel metodo da tirare fuori i requirement. È stato molto interessante e anche noi abbiamo proposto il nostro approccio che utilizziamo nei progetti europei con successo e poi è stato anche adottato in questo progetto. Ecco, parlando proprio nello specifico degli use case, parto da IMA, faccio proprio il giro che abbiamo fatto con l'autobus, quindi siamo partiti da Bologna, siamo partiti da IMA. IMA, leader mondiale nella produzione di macchine automatiche, tra le quali macchine che imbustano il tè. Okay? Ed è proprio una macchina che automatica per l'imbustamento del tè, l'oggetto del progetto Rossini. L'idea è quella: se vedete qui ci sono delle bobine che contengono le bustine da tè
che poi vengono processate, viene inserita il tè, l'erba e poi impacchettate. Ecco, queste bobine sono pesanti, pesano sulla 8-9 kg, e l'idea è quella di utilizzare dei cobot per andare a rimpiazzare le bobine scariche e aiutare fondamentalmente l'operatore nella manutenzione quotidiana delle macchine in caso di. Qua siamo in un use case, poi è bello vedere come i tre use case hanno specificità diverse ed è per questo che sono stati scelti e messi dentro al progetto. In questo use case abbiamo già in realtà alla partenza una soluzione di cobot che viene anche venduta con la macchina al cliente finale, che fa queste cose qua, ma che ha alcune limitazioni che si vogliono superare col progetto, come andiamo a vedere adesso. Okay? L'obiettivo è quello di migliorare ovviamente la qualità del lavoro, perché queste bobine appunto sono pesanti e tra l'altro un operatore deve monitorare più macchine e quindi aumentare l'efficienza e la produttività e farlo anche, come ho già accennato, andando ad aiutare l'operatore o andando direttamente ad eseguire delle operazioni che permettano di far ripartire la macchina in caso di micro stoppages che possono. Okay? Quali sono le challenge qua? Le challenge della soluzione esistente è che comunque gli AGV attualmente utilizzati e venduti hanno velocità ridotte. Non riconoscono l'umano rispetto a oggetti bloccanti, okay? E quindi quando vedono un'ostruzione rallentano al minimo a prescindere, okay? Mentre questo ha una decrescita di efficienza, e l'interazione tra l'uomo e il robot è molto limitata. Quello che si vuole fare è cercare di sviluppare una nuova soluzione integrata in termini di AGV, cioè di robot mobile e di braccio robotico. Ok, integrare delle soluzioni di intelligenza artificiale per il riconoscimento dell'uomo e rendere il tutto intrinsecamente safe andando a sfruttare il layer di sicurezza di cui vi parlerò dopo, che si chiama RS4. Poi, secondo use case, Schindler, anche questo molto interessante e tra l'altro apparentemente semplice. Perché si tratta, Schindler è un'azienda svizzera che produce ascensori. E il tema qui, lo use case, verticalizza su una linea di montaggio di un pannello dell'ascensore. Che dici? Vabbè, è semplice. Ha una varietà di pezzi diversi e posizionamento e tipologie diverse di pezzi che devono essere riconosciuti. Da montare, incredibile. SUPSI ha fatto l'analisi e venivano fuori più di 500 casi nella stessa linea da tenere in considerazione. Motivo per cui adesso è fondamentalmente tutto manuale. L'incertified a livello 6, mi pare, tutto l'incertified, ma appunto manuale, in due fasi, quella del kitting. Cioè del preparare i vassoi con tutto il necessario per montare il pannello nell'assembly, cioè montare effettivamente il pannello. Qual è l'obiettivo all'interno del progetto Rossini di Schindler? È quello di dire oggi siamo in questo layout, kitting e assembly, quello che vogliamo fare è mettere tutto insieme in una specie di U-cell, dove il robot e l'uomo lavorano assieme e si gestisce il kitting e l'assembly assieme in maniera tale da ottimizzare la linea di produzione. Okay? Ovviamente, le challenges sono l'alta customizzazione di cui vi parlavo, l'interazione molto, molto ravvicinata tra uomo e robot, qua più di qualsiasi altra cosa. Io quando appunto c'ho Iron Man indietro, ma quando parlo di questo use case, faccio sempre l'esempio di Tony Stark nella grotta quando costruisce l'armatura di Iron Man, no? Che ha le braccia che arrivano, perché in interazione è più o meno quella, siamo a quel livello là.
E quindi la precisione e l'assegnazione del task. Okay. Quello che si prevede di fare a fronte, diciamo, dell'arte del primo assessment, adesso siamo un po' più avanti in realtà, però vi sto raccontando, diciamo, una fotografia allo stato dell'arte consegnato, un braccio robotico che sia collaborativo in senso stretto nel design fin dall'inizio, pensando a questo caso, e una ridefinizione della maniera di lavorare e dei movimenti del robot stesso. Okay. Whirlpool use case, anche questo interessante, molto, soprattutto dal punto di vista dell'ergonomia nel senso fisico del termine. Qui abbiamo questo caso studio che è su due linee di produzione, di montaggio di lavatrici, dove nelle lavatrici bisogna montare questo contrappeso, okay? Contrappesi che sono pesanti e sono dai 10 ai 14 kg. Okay? Abbiamo due linee di montaggio, una che si chiama stop and go, nel senso che la lavatrice arriva, si mette il contrappeso la lavatrice arriva, si ferma, si mette il contrappeso e si va avanti, una invece continua dove il contrappeso si mette, bisogna evitarlo man mano che va avanti. Questo è il caso, e quello che si vuole fare è ovviamente è cercare di mettere un robot collaborativo che aiuti il posizionamento e, se ci si riesce, perché no, anche l'avvitamento parziale parziale nell'avvitamento stesso o nel numero di viti che effettivamente riesce ad avvitare del robot durante l'assemblaggio nella linea. E qui la cosa delicata è mantenere il takt time, che è, mentre negli altri casi, in primo caso non esisteva, cioè non c'è il concetto di takt time perché è un caso tutto diverso, nel secondo caso si sta rivoluzionando tutto, quindi è flessibile. Qui no, la linea di montaggio rimane uguale, il takt time è già ottimizzato, si va fuori con quei pezzi là e bisogna mantenere quel takt time, quindi è un limite ben restrittivo. I challenges, ovviamente il payload e il takt time, come già vi dicevo, e effettivamente andare a stabilire chi fa cosa tra uomo e robot non è per niente. Di nuovo, anche qui si pensa a un braccio robotico safe by birth, cioè progettato dall'inizio, oppure un robot industriale, però equipaggiato dell'RS4 che andremo a vedere, Perception, che andremo a vedere. E poi ridefinire chiaramente la maniera di lavorare. Detto questo, passiamo poi allo stato dell'arte, cioè com'è che nel progetto Rossini si sta affrontando tutto questo. E parto facendovi vedere l'architettura proposta anche nel proposal di progetto, che non è niente di stratosferico, nel senso è qualcosa che si vede, che si declina in questa maniera qua, se non per il fatto che già si mette in luce l'idea di avere questi due canali di comunicazione paralleli, che sono quello di sicurezza e quello, diciamo, di ottimizzazione della prestazione ordinaria, quello rosso e quello blu. Già qua vedrete che ne parleremo, il cognitive layer, il flexible execution layer e il safety layer. Okay? Guardandolo da un'altra prospettiva, quello che stiamo facendo, cioè una prospettiva più diciamo, accademica, presa dai libri, infatti qui ho ricostruito diciamo, il diagramma blocchi classico che si trova in molti articoli. Qui vi ho riportato la Tarullo del 2017, dove usa proprio questo modello qua, però, e l'idea è: questi sono i building block che andiamo a considerare,
Questo diagramma ci accompagnerà lungo la descrizione dello stato dell'arte e i work package del progetto Rossini possono essere mappati benissimo dentro questi blocchi, ovviamente, e così ve li presenterò. Per quelli di voi che non hanno dimestichezza su cos'è un work package, fondamentalmente in un progetto, soprattutto i progetti europei, questi sono organizzati in moduli operativi che hanno una loro indipendenza e una loro rilevanza. Tipicamente a ogni partner diversi viene assegnato la leadership di un work package per le competenze, che hanno. Nel dettaglio, se volete, tutto quello che vi ho raccontato degli use cases, cioè gli use cases vengono realizzati e definiti nel work package 8. Poi c'è il work package 10 che si occupa di management, il work package 9 che è dissemination ed exploitation, e il work package 1 che è ethical, il work package 2 che è stato dell'arte e requirement, quindi noi adesso siamo dentro il work package 2, volendo, e tutti gli altri work package che sono quelli più tecnici sono quelli che andremo a discutere adesso dello svolgimento dello stato dell'arte. Ok? Tenendo presente appunto questi building blocks. Come è organizzato il deliverable? Il deliverable, ho promesso, diciamo, che vi davo anche un pochino di metodologia da questo punto di vista. Il deliverable è organizzato in questi capitoli, da detection e tracking del working environment, all'architettura di safety del robot, human robot mutual understanding, safety system architecture e market overview. Poi parleremo dei primi quattro, che sono quelli più tecnici, che hanno le varie sessioni. Metodologicamente, noi, come noi CRIT, come responsabili della scrittura dello stato dell'arte, perché alla fine è assimilabile a uno dei nostri prodotti, quello dello scouting, qui come abbiamo ragionato? Questi capitoli li abbiamo assegnati a ciascuno, o le sezioni, a seconda se è capitolo o sezione, assegnati ciascuno ad un partner, e a ciascuno di questi assegnato anche un altro partner come revisore principale. Quindi ogni sezione, che poi potrete andare a leggere se vorrete sul deliverable, che è pubblico ed è scaricabile dal sito, come vedete qui in basso, dossierpage.com. Comunque vi mando il link anche in una mail successiva che vi invierò per ringraziarvi la partecipazione al webinar. Ecco, per ogni sezione che andate a leggere lì, la scritta un partner è stata revisionata da un altro partner e poi insieme tutti gli altri partner hanno fatto il check di quella revisione. E noi, come task leader, diciamo, abbiamo scritto alcune sezioni chiaramente, ma poi abbiamo realizzato, diciamo, la messa insieme e la cucitura del tutto. Cucitura del tutto che alla fine è stata molto apprezzata, devo dire, dall'officer, quando abbiamo fatto la prima review tecnica ufficiale con la Commissione europea. Gli officer ci hanno fatto molti complimenti per questo stato dell'arte, il che ci ha fatto molto piacere. Se non poi lasciarmi un po' così, perché ci ha fatto un sacco di complimenti e poi il giorno dopo mi sono trovato rigettata la sottomissione dello stato dell'arte. Ho detto, ma come? Perché in realtà ci ha fatto un commento l'officer interessante, è stato quello di organizzare. Ha detto, va bene, però risottomettete il tutto riorganizzando ogni capitolo, prendendo in considerazione queste cose qua. Cioè, non abbiamo aggiunto una virgola, abbiamo solamente rimaneggiato, ma per far vedere gli Vincent Needs for Rossini, l'overview della current technology, il gap tra Rossini e lo stato dell'arte, i bisogni identificati per gli use cases e gli aspetti innovativi. Ok? Io ero un po' perplesso con questo, quando mi hanno detto di far così, perché per la mia formazione, per gli stati dell'arte che ho scritto, che ho visto, di solito non si fa così, però effettivamente da un punto di vista progettuale, questa presentazione, anche se non è standard, diciamo, per lo stato dell'arte, viene molto bene e si capisce. Quindi quello che verrà nelle prossime slide ve lo presento in questo ordine. Allora, partiamo da Detection and Tracking of the Working Environment. Questo è fondamentalmente Work Package 3 e Work Package 4. La scrittura, e quindi, diciamo, le competenze, la scrittura di questa parte sono state, sono quelle di, ed è stata affidata a,
principalmente Datalogic e Iris, l'azienda spagnola che si occupa appunto di mappe semantiche. Perché Work Package 3 e Work Package 4? Fondamentalmente perché siamo qui in questa parte dei building blocks, okay, che ci stanno accompagnando. Cioè, siamo in quello che riguarda l'interazione con l'umano, in quanto riguarda il sensing del robot, cioè dal punto di vista del robot, l'acquisition e la perception, okay, dove entra in gioco anche il Work Package 4. Okay? E quindi il Work Package 3 si focalizza su quello che vi avevo già accennato, l'RS4, che è quindi il Rossini Smart and Safe Sensing System. Cos'è effettivamente l'RS4? Detto in poche parole, è questo, cioè è quello che lega l'ambiente alla realizzazione efficiente dei movimenti del robot. Okay? È la percezione. È fatto di cosa? Di un set di sensori basati su tecnologie differenti, eterogenee, dal punto di vista dell'hardware, e che sappiano lavorare bene assieme. E questo cosa vuol dire? Un software. Qui vi ho riportato un articolo del 92, insomma, del concetto di data fusion, che è questo qua, N-sensori, un'intelligenza che le fonda assieme e che dia un risultato utile. Quindi, quali sono i bisogni di Rossini in questo contesto? Beh, quello di selezionare effettivamente le tecnologie abilitanti per fare mapping, localizzazione, ricostruzione 2D e 3D dell'ambiente. E ancora più interessante è, diciamo, capire la prospettiva con cui le tecnologie riportate nello stato dell'arte sono state analizzate. Okay? Ed è quello di robustness, okay, che è un requisito che vediamo sempre, il fatto che sia predictable, che toglie via una buona parte di tecnologie, che sappia essere reattiva in real time e che sia settata per il worst case scenario. Qua ci stiamo spostando proprio sulla parte di safety, no? alla grande. E questo l'ho trovato molto molto interessante come paro guida, cioè che sia focalizzata sulle misurazioni di distanza e velocità. Distanza e velocità insieme, ok? Tipo Heisenberg. Bene. Cosa trovate se andate a scaricarvi il deliverable? Trovate una descrizione di tutte queste tecnologie che sono state analizzate e presentate con commenti relativi per ciascuna tecnologia a quelle che possa essere l'utilizzabilità per Rossini. Quindi questo è stato il valore per il progetto di Stato dell'Arte, cioè avere a disposizione poi una selezione di tecnologie da monitorare con indicazioni di quale effettivamente monitorare lungo il progetto per dire quando, adesso noi facciamo i vari diagrammi, ma poi quando andiamo a integrare effettivamente, quale andiamo a prendere. E analogamente è stato fatto uno studio simile per le tecniche di data fusion. Prima siamo sull'hardware, slide precedente erano sull'hardware, qui siamo sul software. Tecniche di data fusion che vanno da quelle un pochino più classiche, diciamo, studiamo anche all'università, no? Kalman, Particle Filter, quelle più moderne, Sapir Whorf Machine, ma anche ibride un pochino meno conosciute come per esempio la multi. E qui abbiamo lo stesso tipo di outcome. Cosa è stato notato per Summit Capi? Che fondamentalmente le tecnologie attuali non si è trovato la possibilità di avere un tracking continuo di sia la posizione che la velocità, e questo è qualcosa che serve nel progetto, ok? Inoltre nel progetto è importante come primo step, si è detto, tecnologie sono diverse, hanno parametri diversi, andiamo a capire bene, quindi come approccio metodologico è stato individuato grazie allo stato dell'arte, l'idea di dire, ok, per ogni use case andiamo a concentrarci a selezionare le aree specifiche dei vari del layout aziendale diverse per requirement di oggetti o corpi che si muovono, che si possono muovere all'interno di quell'area, perché in base a questo andremo a selezionare tecnologie differenti. Quello che ci si aspetta che il progetto possa portare è questo concetto di Dynamic Safety Shell, che è un concetto adattivo fondamentalmente dello spazio di sicurezza tra l'uomo e il robot,
e il fatto di utilizzare tecnologie eterogenee e di nuovo, come avevo detto, ho già evidenziato sull'architettura che avevo presentato all'inizio, il fatto che ci siano due canali di comunicazione per il safety e non safety. Work Package 5, Safety Robot Architecture. Okay? Qui, rispetto al nostro Building Blocks, siamo a Decision e Control. Quello che i partner, diciamo, che hanno più contribuito a realizzare questa parte sono Unimore, chiaramente, che ha un forte, cioè, chiaramente, Unimore, ovviamente, Unimore, per il gruppo con cui lavoriamo, in particolar modo Cristian Secchi, che è il ricercatore che lavora nel progetto, ha forte expertise nel controllo, okay? E negli algoritmi cognitivi. E quindi Unimore ha collaborato alla scrittura di questa parte anche Whirlpool e Iris di nuovo. E andando avanti, i bisogni di Rossini qui cosa sono, quali sono? Questi sono quelli che trovate anche nel sito, nell'interfacciamento diretto con il robot, con il braccio robotico, il fatto che si possa fermare in sicurezza, il fatto che possa essere guidato manualmente, il fatto che si possa fare un monitoraggio molto preciso della distanza e della velocità che ritorna, questo, e chiaramente una limitazione in potenza. Anche qui abbiamo visto varie tipologie di architetture di controllo ed esempi di progetti pregressi analizzati alla luce di quello che vuole fare Rossini, okay? Quindi background technologies. E oltre a questo, quello che è stato analizzato, e questa parte in realtà l'ha curata Pils, è stato quello di dare una panoramica ampia delle braccia robotiche a disposizione attualmente, in considerazione con quello che si vuole fare nel progetto Rossini. Braccia robotiche e soluzioni mobili. E anche questo serve, è servito, sta servendo per la selezione delle tecnologie da implementare nei vari use case. Quindi qua ci sono stati dati i primi, diciamo, input in questo verso per Rossini. Quindi quello che si è evidenziato in questa parte è che i cobot attualmente hanno un basso payload, una bassa velocità, e quello che serve fare per in aggiunta, che è una cosa che in realtà non si era considerata in fase di proposal del progetto, che è emersa facendo lo stato dell'arte, che per i vari use cases è necessario focalizzarsi anche sull'identificazione di quelle che sono le soluzioni ARM e Clipper, per cui c'è da ritagliarsi uno spazio preciso, non codificato, siamo a livello di progettualità da proposal, ma che bisogna andare a specificare, quindi questo è un aiuto per il project management. E le innovazioni che ci si aspetta dal progetto sono soprattutto nell'ottica di fare un redesign by birth delle braccia robotiche, come vi avevo detto, un ridisegno della meccanica proprio, e che conti anche su meccanismi di feedback della forza che siano innovativi o che possano aiutare le prospettive di progetto e appunto quindi aumentare la safety intrinseca delle braccia. Passo al Work Package 6, di questo se ne è occupato TNO. TNO, per chi non lo conoscesse, è l'equivalente, diciamo, del CNR, ma in Olanda. Okay? E il gruppo con cui collaboriamo in questo progetto ha forte competenza in ambito di ergonomia. Qui siamo negli aspetti che riguardano l'interazione con l'uomo. Ok? Human interaction e gli aspetti che riguardano anche la modellizzazione dell'ambiente. In che termini? In un termine che probabilmente è stato molto rilevante per
far vincere Rossini, cioè per ottenere il finanziamento di questo progetto, che è quello della valutazione della qualità del lavoro, della job quality. Quindi qua poi che si è verticalizzata, non solo qua, ma è qua che si è verticalizzata e che si verticalizza specificatamente il lavoro del Work Package 6. Quindi rispetto a queste due cose, i bisogni di Rossini cosa sono? Sono quelli di andare a identificare quali sono gli scenari di co-work tra uomo e robot, con la prima idea di dire ok, si parla sempre di limitare la forza e la potenza del robot per garantire la safety, ma si può andare un pochino oltre? Questo si cerca di rispondere. Rispondere a questo implica avere dei misuratori che permettano di dire sì, no, per questo motivo, e quindi definire e misurare la job quality. Questo è quello che serve all'interno di questi scenari, e non solo valutarla a posteriori, ma essere in grado di capirla anche a priori. Questo ve lo spiego in due slide. Allora, nel libro dello stato dell'arte troverete una, per quanto breve, non lunghissima, ma carina e abbastanza esaustiva, overview delle human machine interfaces tra robot verso uomo e uomo verso, verso robot. E anche questo, voglio dire, al fine dello stato dell'arte, è un background tecnologico di rilievo e interessante al fine di andare a valutare poi in sede di definizione del progetto che tecnologia andare a selezionare. Ma parlando soprattutto di job quality, il lavoro che è stato fatto un lavoro di ricerca di quelli che possono essere gli strumenti finalizzati ad andare a identificare i misuratori della job quality e i predittori della job quality, e quindi da strumenti che permettono di andare a definire, valutare la divisione del lavoro, no? Tra uomo e robot, ai framework definiti come questo da Organization for Economics and Cooperation Development, il framework di definizione delle varie attività lavorative, agli indici di questo survey, che è l'European Workload Survey, è un questionario di svariate domande che è fatto a posteriori, ed ecco che mi ricollego al discorso che facevo due slide fa, che è fatto a posteriori per valutare un ambiente di lavoro che indici di job quality ha. E come questo esiste anche, ad esempio, il NASA Task Load Index. Okay? E l'obiettivo qual è? È quello di utilizzare questi strumenti per trovare una sintesi che permetta di tanto tagliarli esattamente in un contesto di robotica collaborativa, che non è una cosa scontata, è già un avanzamento rispetto allo stato dell'arte. E dall'altro sviluppare degli strumenti che permettano di già dare questi indici, una previsione di questi indici, senza dover intervistare 100-200 persone. Quindi, prima. Ecco, quindi le referenze per andare a fare questo lavoro qui. Il current gap, un po' ve l'avevo già detto, il fatto che comunque la robotica dall'alta prestazione non è molto considerata in questi studi, che manca un assessment di safety a livello di sistema, okay, e non viene valutata l'acceptance delle forze lavoro. Cosa serve fare? Tra le varie cose individuate per i bisogni degli use cases, c'è intanto trovare le strategie di coinvolgimento delle persone che permettano di fare le attività che servono ai fini del progetto. Perché? Perché abbiamo a che fare negli use cases con tipologie diverse
di persone. In alcuni casi è il personale stesso dell'azienda presso cui fare lo use case, in altri casi sono i loro clienti e quindi questo implica approcci diversi. E quello che ci si aspetta è che alla fine esca da tutto questo effettivamente un nuovo framework per fare un job quality assessment sulla robotica. Concludo questa panoramica sullo stato dell'arte del progetto Rossini con il Work Package 7, dove qui qui ha lavorato soprattutto Unimore, di nuovo, per la parte di controllo e integrazione, e anche IMA Machinebo. Sistema integration, qua il tema qual è? Stiamo sempre parlando di safety, ma stiamo ragionando a livello di sistema, quello che appunto mancava anche come è stato notato nel Work Package 6, ok? Quindi stiamo ragionando a livello di sistema e siamo non solo a disegnare un'integrazione delle varie componenti architetturali, ma anche metodologiche. E quindi nel Work Package 7 c'è anche la realizzazione di uno strumento virtuale che permetta di fare il design della soluzione. Ecco per cui è perché sono evidenziati anche questi blocchi, Robot Model, Visualization, Environment Model, che questi invece sono stati affrontati direttamente da Iris, che ha competenze in questo campo. Quindi questi blocchi e il sistema integrale. Perché i bisogni di Rossini quali sono? Sono quelli di definire e implementare in un framework unico cosa? Il sistema sicuro, safety system. Il sistema di produzione, che non è che ce lo dobbiamo dimenticare, quello in blu fondamentalmente, anzi, quello deve essere o più efficiente come adesso, e il fattore umano, che è chiaramente, non so qui sottolineare, che è fondamentale. Quindi, anche qui analizzate le varie tipologie di safety system. Vari tipi di safety system architecture che sono presenti in letteratura, quindi ne riporto tre, e dove diciamo un concetto chiave che è emerso è l'importanza di andarsi a concentrare i modelli che permettano di fare previsione, di predire il comportamento umano. Okay? Quindi è molto importante andare a verticalizzare anche su quelli. E sui feedback robot to human, cioè come il robot può comunicare le cose. L'ultimo aspetto che abbiamo affrontato dal punto di vista tecnico in questo stato dell'arte è stato una comparison dei vari tools per il design di sistemi robotici, sia open source che non open source. Qui vi porto una tabellina con le comparison, sono stati fatti vari test, varie prove e alla fine sono stati identificati due, Gazebo per il mondo open source e VREP per il mondo non open source, che sono stati diciamo adottati per Rossini. Quindi qua è stato proprio fatto anche una scelta in itinere durante lo stato svolgimento. Dall'analisi insomma di quello che è stato fatto, chiaramente questo è un pochino più generale rispetto al Work Package 7, che però trattando di integrazione di quello che stiamo parlando, con il gap cos'è? Che abbiamo ancora un problema legato all'automation complexity, all'impredittibilità di quello che può avvenire, una poca integrazione robotica e di nuovo poca expertise in ambito di programmazione da questo punto di vista e ancora una tendenza a, per garantire la safety, ad abbassare la produttività. Tutto questo, diciamo, avviene anche dalla market analysis fatta per il proposal, ok, il progetto e poi nel capitolo che segue questo. Ma mi serviva come cappello conclusivo per dirvi che alla fine anche lo stato dell'arte ha permesso di mettere in luce alcuni bisogni da affrontare per gli use cases, che è quello di migliorare l'ergonomia, migliorare che la programmabilità del robot sia facile e alla portata
dico di tutti, ma di un profilo professionale non troppo qualificato, che ci sia una semplificazione nel layout della produzione, un'interazione semplificata tra l'uomo e i processi, e mantenere l'efficienza produttiva e, punto, secondo me, fondamentale, ogni volta che poi si parla, si parla della robotizzazione, però in digitalizzazione in generale, la gestione delle eccezioni. Questa è una tematica, no, fondamentale, ma non scontata, che digitalizzando si codifica, si danno degli strumenti che rispondono a quelle codifiche e quando si, questo necessariamente porta, necessariamente, si è osservato che porta a una perdita di flessibilità. Invece questo bisogna, flessibilità serve riuscire a mantenerla, a realizzarla, a gestirla. Quindi l'aspetto di innovation, come si vuole un po' portare l'uomo dentro il fattore umano, dentro il sistema, l'ho fatto vedere, un po' questa architettura che vi faccio vedere, è una piattaforma unica, è l'obiettivo, diciamo, cui sta mirando Rossini, che definisce un'architettura, che dà a disposizione un design tool per implementare quell'architettura in vari contesti, una metodologia di risk assessment e una job quality evaluation. Ecco, con questo io ho finito.